Hanno difficoltà nell'approccio con la lettura, con la scrittura, in genere con il calcolo. Non sono bambini svogliati, come spesso ci si affretta a valutare, ma sono bambini affetti da dislessia, un disturbo dell'apprendimento. Da tempo l'Ufficio Scolastico Regionale porta avanti una serie di iniziative insieme all'Associazione Italiana Dislessia di Campobasso. L'ultima a Termoli, dove è stato organizzato un evento di formazione rivolto ai docenti, alle famiglie, al personale sociosanitario, con lo scopo di creare sul territorio una sinergia che possa dare sostegno e supporto all'attività didattica delle scuole, ma anche al processo di crescita e formazione degli alunni dislessici. La scuola in tutto questo ovviamente è fondamentale. La scuola è il luogo privilegiato per i primi approcci nei confronti anche degli indici predittivi rispetto ai disturbi specifici dell'apprendimento, tanto che la legge 170, la legge sui disturbi specifici dell'apprendimento, assegna proprio alla scuola la presa in carico dell'alunno con DSA. La scuola quindi diventa il luogo in cui si manifestano i primi segnali. E come fa la scuola ad accorgersene? Attraverso la competenza sicuramente degli insegnanti, i quali sanno cogliere i primi segnali, le prime difficoltà, che sono delle difficoltà molto caratteristiche che caratterizzano appunto l'alunno con disturbo specifico dell'apprendimento. All'incontro sono intervenuti esperti del settore che hanno affrontato tutti gli aspetti del disturbo, da quelli più pratici a quelli sociali. Sono stati anche premiati i vincitori del concorso dedicato alla parola che si confonde e chiamato Come il bruco diventò farfalla. Innanzitutto abbiamo pensato di suddividerlo in due categorie: la categoria dislessia e dintorni, dedicata ai ragazzi e ai bambini con DSA, e la categoria storie di ordinaria dislessia, dedicata ai ragazzi senza la diagnosi, diciamo. Ed è stato bellissimo, ha reso tanto, e sarà pubblicato poi a breve dalla Giunti, saranno pubblicati tutti gli elaborati, perché sono tutti meravigliosi, tutti degni di un premio. Quali sono i numeri regionali di questa difficoltà, insomma, dell'apprendimento? Purtroppo non siamo ancora in grado di poter dare un numero regionale, perché sono all'attivo all'incirca 2 o 3 screening, però non ancora abbiamo una mappatura regionale che ci possa dire in realtà qual è il numero, però possiamo dire che riporta la percentuale di quella nazionale del 4-5%.